Questa mattina il presidente della Comunità Montana, Raffaele Accetta, ha reso noto le osservazioni presentate dalla Comunità Montana in merito all'istanza a Montecavallo presentata da Shell. Lo ha fatto affiancato dall'avvocato Nicola Senatore, che ha seguito il tutto per l'ente. Da 10 anni Shell sta portando avanti questa istanza e sono diverse le incongruenze e i paradossi, hanno denunciato il presidente e il legale. È compatto il no del territorio alle trivellazioni. Ascoltiamo le interviste. Io sono abbastanza fiducioso perché in questa occasione veramente abbiamo riscontrato quella unità non solo nel nostro territorio, ma anche la condivisione da tutti i livelli, a partire da quello parlamentare fino ad arrivare a quello regionale e quello locale. Quindi ecco, questo ci fa essere molto più fiduciosi. È arrivato il momento di dire basta, cioè noi non possiamo ogni anno, o un anno sì o un anno no, insomma, intraprendere queste azioni nei confronti di multinazionali che intendono invadere il nostro territorio con attività che sono incompatibili. Lo abbiamo detto da anni, lo abbiamo rimarcato a maggior ragione in questa circostanza, perché addirittura noi abbiamo avuto riconoscimenti come area pilota per la strategia delle aree interne, quindi a maggior ragione non lo diciamo solo noi, lo dicono i fatti, lo dicono le scelte che sono state fatte anche dallo stesso Ministero. Questa è la cosa che noi sottolineiamo sempre: non può il Ministero dello Sviluppo Economico da un lato dire voi siete una buona area per proporre una strategia che diventi anche diciamo un laboratorio, che diventi un'area pilota perché gli altri possano fare la stessa cosa che fate voi, dall'altro invece consentire a queste multinazionali di mantenere in piedi un procedimento che dura da 10 anni. Il procedimento amministrativo che è partito nel 2005, quindi abbiamo fatto i conti e dura circa da 3.500 giorni, quindi è paradossale che un procedimento amministrativo che soggiace ai principi di certezza, di celerità, di non appesantimento possa durare così tanto. E poi abbiamo anche individuato un altro aspetto che va senz'altro censurato, cioè la mancata partecipazione di tutti gli interessati, quindi di tutti i comuni e gli enti che solo oggi, dopo tantissimi anni, vengono coinvolti. E quindi noi riteniamo che questo procedimento vada visto con maggiore attenzione, con maggiore prudenza, anche per la tematica che è di primaria importanza, e soprattutto nel contemperamento degli interessi, perché nel bilanciamento esiste un interesse che è quello meramente economico della Shell, contrapposto ad altri interessi importantissimi, quali quello della salute, dell'ambiente, dell'ecosostenibilità, cioè è anche di una politica che ha avviato il territorio da circa 20 anni, che è in contrapposizione a quello dello sfruttamento dei giacimenti, così come intende la Shell. Ma servono le norme ispirano il buonsenso, poi quando le norme vengono interpretate secondo i propri interessi, allora interviene l'avvocato per sollevare quelle eccezioni che poi servono a ripristinare il buonsenso, che ripeto è la stessa norma, il procedimento amministrativo che impone, perché la norma sul procedimento amministrativo vuole questo, vuole che tutti discutano e che prevalga l'interesse che fa bene al cittadino, a chi poi deve beneficiare dell'esito finale, sostanzialmente.